Due rigori nel finale salvano la Vigor Lamezia Gavorrano. In Maremma i biancoverdi conquistano un punto bello come una vittoria, visto l'andamento della gara. Infatti i toscani conducevano l'incontro con il doppio vantaggio sino al 73esimo, doppio vantaggio che appariva abbastanza rassicurante per i padroni di casa. Ma non è stato così, perché con la Vigor Lamezia di quest'anno è sbagliatissimo cantare vittoria in anticipo. Gli uomini di Costantino anche stavolta hanno dimostrato di non essere terzi per caso. La Vigor è una squadra giovane ma solida, che non molla mai e che gioca fino alla fine. La gara è stata molto nervosa, tanto è vero che la Vigor ha finito in 9 uomini, espulsi Cane e Marchetti, mentre i toscani in 10. Tra i padroni di casa è stato espulso anche il direttore generale Vetrini. Il Gavorano è partito alla grande, alla ricerca di uno successo che poteva rafforzarlo nei playoff. Al quinto minuto ci provava Rosati, ma forte deviava in angolo. Al 17esimo fallo in area su Rosati, rigore per i biancorossi di cui si incarica Fioretti. Il bomber del girone non fallisce ed il Gavorano in vantaggio. La Vigor è stordita e prova a rialzarsi. Nella ripresa i toscani ci provano ancora con Alderotti, ma la palla esce di poco. Pochi minuti dopo un rinvio di Forte viene intercettato da Rosati. Questi tira subito in porta ma c'entra il palo. Al 57esimo viene espulso Cane. Due minuti dopo stessa sorte per Pulina del Gavorrano. Al 65esimo i padroni di casa piazzano un colpo che poteva essere letale. Nicoletti innesca Pucciarelli che si libera di Gattari e fredda Forte del 2-0. Vigor al tappeto per niente. Passano soltanto 8 minuti, fallo in area toscana su De Luca. Per il direttore di gara è massima punizione. Dal dischetto c'è Benedetto Mangiapane, neo entrato in luogo di Giuffrida. Il fantasista tira meno bene di altre volte, ma dagli 11 metri è ancora una volta spietato. È il 2-1. All'85esimo un altro colpo ai biancoverdi, espulso il centrale Marchetti per il secondo giallo. Vigor in 9, sembra finita, ma anche stavolta non è così. Siamo nel recupero. Lancio dal centrocampo per lo sgusciante Visone, che entra in contatto con un difensore avversario. Per l'arbitro è nuovamente rigore. Questa volta al dischetto c'è Mancosu e l'attaccante sardo non fallisce. 2-2, pareggio precisissimo che significa terzo posto e vuol dire fiducia. Continua la striscia positiva dei biancoverdi di Massimo Costantino, mentre il Gavorano spreca una buona occasione, anche se approfitta della caduta delle Chieti a Melfi.